Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. L'ultima ma curiosità e poi andiamo a un altro tema. Questo accordo, diciamo, al di là che è stato firmato dalla Lega Nord, ma non che cosa prevede questo accordo? Scusate, no, per capire che prevede questo gemellaggio, non so come chiamarlo, magari sbaglio. Che prevede? Ma non è un gemellaggio, prevede semplicemente, prendeva dei rapporti. Come posso dire, come avevano altre forze politiche nell'Occidente, certo. Come ad esempio anche i partiti tedeschi, nei confronti degli imprenditori che andavano in Russia o venivano dalla Russia o avevano rapporti commerciali. Così come succede in qualsiasi altra repubblica occidentale. Con i partiti, non con no, i partiti. È stata fatta per discutere se c'era la possibilità di avere dei tavoli di confronto. Quel rapporto non è mai andato avanti per l'aumento delle tensioni che ci sono state con la Russia. Crescenti, e quindi sostanzialmente non è di fatto. Ma perché non mai avete comunicato la rottura anziché farlo rinnovare? Allora. Ma non è mai stato rinnovato. Sì, si è rinnovato, lo sa benissimo che è stato rinnovato. Ma non è vero. Non prendiamo in giro. Ma non è assolutamente vero. Avete comunicato che quel rapporto non si rinnovava? Posso fare un piccolo passo avanti? Allora, quello che